Quindi questo è l'esercizio del sacerdozio di Cristo. E dice poi che questo sacerdozio di Cristo assume e libera il popolo di Dio. Per cui l'Eucaristia non è solamente l'ostia, il pane, il vino trasformato nel corpo di Cristo. Eucaristia è questo popolo, questo piccolo popolo che Gesù assume e libera. Lo vedete che c'è veramente una trasformazione copernicana. Non vi ricordate voi anziani che quando si preparavano alla prima comunione ci dicevano che Gesù vivo e vero, questo piccolo Gesù, non so come, ma viene alla tua anima, tu devi preparare la tua casina, devi prepararla pulita, devi prepararla in festa, devi adornarla, perché Cristo viene a te, viene ad abitare in te, viene a stare in te, che è una verità ma abbastanza male manifestata, perché questo dà un certo terrore. Direi che a un certo punto si può assumere un atteggiamento di terrore o di superbia o di orgoglio, e invece qua è trasformato. Non è più Cristo che viene a te, è Cristo che ti assume, che ti assume. E questa assunzione, questa parola che si usa il linguaggio operaristico, quando una persona va a offrire le sue braccia di lavoro e va a offrire la sua capacità a un'impresa, io sono stato assunto in servizio, assumere. E veramente Cristo assume per continuare quest'opera di amore, perché questo gruppo nuovo nel quale egli trasfonde la sua vita assuma la responsabilità di trasmettere, di storicizzare, di attualizzare la creazione. Questa creazione che ha una qualità di amore, questa creazione permanente che viene dal Padre, questa vita che viene dal Padre e che deve manifestarsi nella sua purezza, nella sua limpidità e anche nella sua forza, nella sua energia di potere agglomerativo, di potere di comunione, di unione con gli altri. Assume e libera. E che vuol dire libera? Questa parola liberatore, questa parola libertà, che oggi è così polemica ma così importante in tutta la storia, perché si parla di pedagogia liberatrice, di liturgia liberatrice, di catechesi liberatrice, perché realmente non si può passare a questa funzione eucaristica, ad essere i continuatori di questo progetto di Cristo, se non si dà una liberazione profonda, essenziale. Tutti noi nasciamo egoisti, e l'educazione, la formazione delle nostre famiglie, della nostra cultura, della nostra vita politica, della nostra società è una formazione o deformazione, se volete, che invece di aiutarci a scioglierci dal nostro egoismo, a diventare altruisti, invece ci radicalizza nel nostro individualismo. E dobbiamo riconoscere che la Chiesa, anche nella sua concezione spirituale e moralistica, non ha contribuito molto a scioglierci dal nostro egoismo. Qualche volta, anzi, direi che la formazione spirituale e una certa spiritualità non ottiene altro risultato che quello di chiuderci sempre di più, di sacralizzare, vorrei dire. E allora non c'è rimedio. Veramente allora è la formazione del fariseo: sacralizzare il nostro egoismo, il nostro egocentrismo. E quindi l'uomo liberato, chi è l'uomo liberato? L'uomo liberato è l'uomo altruista. Dice Schillebeck: Cristo è l'uomo per gli altri, è l'uomo che non conserva nulla per sé, è l'uomo che è capace di dare la sua vita, è l'uomo
che vive con il sogno che alimenta continuamente di un'umanità più felice, di un'umanità più unita, di una società dove finalmente siano finiti gli odi e i rancori. Sto leggendo ora una bella biografia che Balducci ha scritto su Giorgio La Pira, che ho avuto la grande grazia di riconoscere come il mio primo direttore spirituale, e dove si sente che il filo conduttore della sua vita è stata la pace, l'unione fra i cittadini, la concordia, finalmente l'uguaglianza di tutti gli uomini, il riconoscimento dei diritti umani fondamentali. È vissuto con questa, e quindi è un martire, perché è vissuto con questo anelito, con questa angoscia, con questo desiderio permanente, finalmente, che gli uomini si amino fra loro. E se un sacerdote vive in maniera indifferente davanti a questo problema della unificazione, della pace, della concordia, e vive un poco a sé, con una specie di giustificazione spirituale, di una specie di falsa interiorità che lo consola del suo egoismo e che lo radicalizza sempre di più nel suo egoismo, evidentemente non è una persona eucaristica. L'effetto dell'eucaristia è proprio questo, di farci sentire profondamente la responsabilità dell'unione, della comunità. Leggete Santa Caterina da Siena e vi accorgerete un poco che significa un'anima eucaristica, com'è bruciante di che, qual è la sua aspirazione, qual è il filo conduttore delle sue lettere, quando scrive al Papa parole di fuoco e lo rimprovera e lo critica fortemente, perché lei è molto più eucaristica del Papa, perché il Papa vive tranquillamente nella sua residenza di Avignone, pensando di evitare le risse, le guerre, le confusioni, e lei invece, che si muove continuamente in cerca proprio di risse, di confusioni, di guerre, di discordie, perché la sua missione è quella di portare la pace. E questa effettivamente è un'anima eucaristica, vedete? E quindi è unicamente questo desiderio di liberare gli uomini, perché gli uomini sono liberati unicamente quando sono liberati dal loro egoismo, e vedremo domani quali sono gli effetti di questa liberazione dall'egoismo. E noi dobbiamo misurare la nostra perfezione, la nostra crescita spirituale, non dalla quantità di preghiera o dal devozionismo, ma dobbiamo misurare, o lasciare misurare, perché a un certo punto siamo incapaci di misurarci. Ma direi che un uomo si può misurare, la crescita spirituale di un uomo si può misurare unicamente dal suo altruismo, dalla dimenticanza di sé, dalla non preoccupazione di quello che sarà il suo futuro, di come morirà, della preoccupazione della morte, tutto quello che costituisce un po', direi, che può essere centralizzato dal nostro io. E questa liberazione è importante, libera e assume e libera il popolo di Dio. L'avete mai detto in chiesa? L'avete mai detto che assistere alla messa è come iscriversi a una guerriglia? L'avete mai detto che stanno facendo l'atto più pericoloso del mondo? Avete mai detto a quelli che assistono alla messa pacificamente, sbadigliando, che non vedono il momento di uscire fuori, che stanno facendo un atto pericolosissimo? Avete mai detto ai genitori che presentano i bambini per preparare la prima comunione, avete mai detto: ma ci avete pensato su in che pericolo li mettete? Ci avete pensato bene? Ci avete riflettuto bene che con la prima comunione assumono l'impegno di dare la vita per fare un mondo migliore, più giusto e più umano? Avete capito che andare alla prima comunione vuol dire mettersi in mezzo alla mischia?
vuol dire vivere in questa società che è una società anti-eucaristica e ferocemente anti-eucaristica e bellicosamente anti-eucaristica, che usa le armi e tutte le armi per difendersi dalle conseguenze dell'eucaristia. Ci avete riflettuto bene che vuol dire entrare in questa società come vittima, preparati anche alla morte, eh? E scusate se vi dico una cosa, ma l'ha capito di più l'ateo Che Guevara quando scrive alle sue figliuole il testamento spirituale. Dice: voglio che voi, mie figlie, in qualunque luogo della terra, in qualunque momento, dove voi vedete l'uomo oppresso e vittima dell'ingiustizia, che voi ne prendiate le difese. Questo è tipicamente eucaristico. E noi prepariamo i nostri ragazzi con questa formula, li prepariamo al sacrificio, li prepariamo all'amore, evidentemente, all'amore, vanno a ricevere amore, ma questo ricevere amore vuol dire assumere una responsabilità, vuol dire portarlo e tradurlo nella sua purezza, vuol dire non chiuderlo dentro per farne uno stagno purulento, ma vuol dire esprimerlo, vuol dire usarlo per creare giustizia, per creare fraternità, per creare uguaglianza fra gli uomini. Vuol dire portarlo fuori a costo di dare la vita. Questo l'avete detto nelle vostre predicazioni o avete insegnato unicamente che il pane degli angeli, astratto, anonimo, il pane che non alimenta niente, che non fa male a nessuno, avete cantato unicamente canti angelici, avete detto, insegnato che l'Eucaristia viene portata dalle mani degli angeli, con voli angelici e con veli e con canti e con fiori. Non avete insegnato che l'Eucaristia vuol dire essere assunti da Cristo in questo impegno di dare la vita per realizzare l'amore, non dare la vita per pagare un debito, ma vuol dire dare la vita per realizzare l'amore.